Un tema che poco si affronta in area ostetrico-ginecologica e che invece ha una rilevanza importante per le donne che affrontano il parto è il disturbo post-traumatico da stress da parto. Ha una prevalenza tra il 3 e il 6% nelle donne che appunto accedono al parto, il che significa una prevalenza molto più elevata rispetto alla popolazione generale. Purtroppo vi è poca attenzione a quelle che sono le condizioni che possono determinare un PTSD da parto e che non sono solo ed esclusivamente le condizioni che possono determinare un trauma vero e proprio per degli esiti, complessi del parto, piuttosto che per un parto che da naturale e fisiologico diventa invece un parto in urgenza e quindi un parto magari più complesso, ma sono anche tutte quelle condizioni ambientali che costruiscono la dimensione del parto e che molto spesso sono poco attenzionate dai sanitari e dal personale ostetrico. Questo è comprensibile dal momento che si tratta di un'area sostanzialmente di transito molto rapida tra travaglio e appunto parto, nella quale ciò che viene effettuato sono sostanzialmente delle manovre specifiche per permettere la nascita del bambino. Ma all'interno di questa sequenza molto veloce e molto rapida di manovre, molto spesso ci sono parole, ci sono delle indicazioni date magari per l'urgenza, per la condizione di necessità in modo perentorio e vissute quindi dalle pazienti come modalità aggressive o comunque sicuramente non riconosciute come quello che immaginavano essere un po' il momento del parto. Il PTSD purtroppo tende a svilupparsi e tende poi nel tempo a cronicizzare se non viene individuato con discreta rapidità. La difficoltà è che sia nella raccolta anamnestica delle nostre pazienti psichiatriche da parte di noi psichiatri, sia da parte dei colleghi ginecologi, vi è poca attenzione a farsi descrivere la narrazione del parto, che molto spesso invece è una narrazione per molte pazienti proprio turbolenta e di grande impatto emotivo. Le pazienti spesso non sono le prime a denunciare questa difficoltà proprio perché è un po' nel senso comune che, come dire, si transita attraverso l'evento parto e ci si transita come è possibile e nel modo in cui si raggiunge l'obiettivo della nascita del bambino. Quindi alcuni elementi rimangono come nascosti in un cassetto della mente, ma aggregandosi tra loro costruiscono invece un impatto emotivo molto potente che può portare le donne a un vero e proprio sviluppo di disturbo post-traumatico, con quindi delle ricorrenti pensieri e immagini che ritornano al parto, suoni, odori, incubi che possono ricorrere nel tempo e dare quindi anche disturbi del sonno, fino a che possono proprio strutturare delle depressioni secondarie. Allora, che cosa fare? Beh, in primo luogo indagare come è andato il parto, chiedere come si sono sentite, chiedere come lo hanno vissuto, se ci sono stati degli elementi che l'hanno spaventata in modo particolare o appunto l'hanno molto angosciate, perché questi potrebbero essere appunto gli elementi per costruire un PTSD. E poi ci sono degli interventi specifici che possono essere messi in atto. Questi interventi sono di solito di ambito ovviamente psicologico. Uno degli interventi specifici che si usano di base sul trauma è l'intervento con l'EMDR, che è una tecnica specifica dove si utilizzano i movimenti oculari rapidi e che serve proprio una connessione dei due emisferi, come ad andare a recuperare gradualmente il ricordo traumatico. Ovviamente la tecnica all'interno di un percorso di terapia psicologica. Un altro interessante metodo che suggerisco, perché può essere già approcciato anche in ambito ginecologico, è quello di
aiutare la donna a ricostruire la narrazione. La narrazione, soprattutto una narrazione scritta, aiuta a portare fuori di sé tutte quelle immagini, ma anche quegli stati emotivi che possono aver angosciato la donna, e quindi aiutarla a ricompattare, a ricostruire quel processo. Per cui ricordiamoci di chiedere alle donne come è andato il loro parto, come si sono sentite, come sono state, perché questo davvero per molte donne può fare la differenza.